Allora, come potete vedere al canale 266 del digitale e al 766 di Sky, non siamo da sole, con noi c'è Matilde Brandi, finalmente. Ciao Mati. Allora, grazie, buongiorno. grazie di essere grazie qui. A voi. Anche perché, vabbè, lo diciamo subito, questa mattina purtroppo è arrivata una notizia, abbiamo letto tutti, purtroppo è venuto a mancare questa notte forse il coreografo della televisione italiana, tutti, sì. Marco Garofalo, con cui tu hai condiviso i più bei anni della tua vita, non solo artistica ma anche personale, perché poi in fin dei conti quella era la tua vita in maniera molto molto stretta. E quindi è chiaro, noi non volevamo cominciare, volevamo cominciare già col sorriso, perché io che ti conosco benissimo so che tu sei una casciarona, una che fa disastri, butta giù le cose quando cammina, fai tanto ridere, però è giusto partire da Marco. Sì. Guarda, hai detto bene, è una parte di me che va su in cielo con lui, perché ho condiviso i momenti più belli della mia vita, i primi. Lui ha creduto in me. Quanti anni avevi quando hai cominciato con Marco? Io intanto l'ho conosciuto che avevo 16-17 ecco, anni, studiavo con lui. Lui non era tanto più grande di me, insomma 12 anni di più, e già insegnava ed era già un grandissimo insegnante. Poi dopo è diventato coreografo e mi ha voluta a Buona Domenica. Lui già lavorava con Lorella, aveva fatto io credo che, e lo dico pubblicamente, che Lorella Cuccarini abbia ballato bene solo con lui. Gli ha fatto fare delle cose tecniche di tecnica che solo Marco ci ha riuscito, ma così anche con me mi faceva fare delle cose, dico: Marco, ma io non sono in grado. Sì, tu devi credere in te stessa. E ci ha insegnato a stare su quel palco, ad amare questo lavoro, e ha sempre spinto e creduto nei ballerini italiani, gli altri coreografi. Molto bello. Allora, 10:13, una Zeta Pua con le zetine Manila Valeria, in nostra compagnia la meravigliosa Matilde Brandi, e con lei stiamo un po' ricordando un uomo meraviglioso che, appunto, la notizia, è scomparso questa notte, ossia Marco Garofalo. E parlavamo degli inizi. Tu hai cominciato con lui a 16 anni, Buona Domenica. Lui è stato No, ero più grande, ho iniziato a studiare con lui. Danza. Poi dopo a Buona Domenica sono arrivata a 21 anni, 22 anni. Grandissima. Sì, vabbè, però era un po' più grande. Era quello che si faceva a Milano, vero? Sì, a Cologno Monzese. E mi ricordo gli anni più belli, perché noi avevamo preso una piccola casa lì a Cologno con tutto il cast, quindi era una sorta di comune. Sì, stavamo bello, tutti insieme con Marco, Rosa, la moglie meravigliosa. Lei ha concepito sua figlia Clarissa proprio lì a Milano, e sono dei ricordi meravigliosi. Marco adesso su organizzerà sicuramente uno show come lui sapeva fare, perché era lì. Grandissimo, sì, grandissimo, veramente. Grandissimo artista. In realtà la tua carriera è ricca, ricchissima di ciò che ha fatto sognare tutti noi: lo show del sabato sera. Sì, Matilde, sì, cioè sì. Noi ti ricordiamo tra gli show più belli, sicuramente c'è. Cioè, Panariello, sabato, appunto, sì. Torno sabato. È rimasto mitico il balletto Barbie Girl, no? Che poi era un balletto facilissimo, perché in realtà facevo la Barbie. Infatti, sì. Sì, no, davvero, perché ero Barbie e quindi la Barbie si muoveva. Però è rimasto lì, le coreografie erano di Bill Goodson, non di Marco. Sì. Altro grande maestro. Grande. Sì. Quanto è bella. Per favore, la smetti, ma la smetti. Abbracciami forte. Allora, Matilde Brandi con noi. Sì, Matilde, voglio dirti una cosa che ho detto prima fuori onda. Grazie per essere qua. Comunque, a prescindere, grazie mille. Matilde, allora, nel mondo dello spettacolo è difficile avere amicizie, ma in realtà io dico sempre come nella vita normale. Però quando ci sono, ci sono. Matilde è una delle persone a cui voglio più bene, lei lo sa. Devo dire, oggi ovviamente non mi trovate nella mia forma più, insomma, smagliante, anche se sicuramente combinerò qualche danno. No, ma il microfono lo stavo abbattendo io, quindi tranquilla. Però devo dire, con Manila, insomma, ci mangiamo sempre. Devo dire che tu mi devi fare un video di... Sì. Adesso vi racconterò anche questo aneddoto che riguarda il come dice la signora dalla Dursi, i vidi. Comunque vorrei dirti che oggi non sarai magari sorridente come al solito, allegra come al solito, però la forma sbagliata ce l'hai sempre. Comunque te lo vorrei dire, Matilde Brandi. Invidia!
Vabbè, ma lei fa come si dice, allora, come l'abbiamo annunciata? Cin e se, cin, se, se, oh. Allora, ballare tutti i giorni, bravo. Ecco, Valeria, lo spazio potete mettere una bella sbarra e fate la lezione. Allora, sì, abbiamo già chiesto un ciliegio un giorno. Valeria. Poi abbiamo chiesto un mandorlo, poi abbiamo chiesto una festa. Ora sì, dobbiamo chiedere una sbarra, una Federica sbarra. Gentile. Comunque la sbarra adesso io le mezze punte ve le porto io. Perfetto. Sì, sì, ma anche meno di mezze, sì, cioè, ci servono le tue gambe però, Matilde. Ma non problema. Solo. Sì. Parlavamo delle tue bimbe, tu hai due gemelle, proprio sì, gemelle di 12 anni, si chiamano Aurora e Sofia. Brava. E io le riconosco benissimo l'una all'altro. Ma neanche io le riconosco. Ecco, meno male. Che stai in gira, di mamma, sono Sofia. Ho capito. Sono uguali. Sono uguali. Loro fanno danza, ma allora fanno danza perché hanno la mamma che ha una scuola di danza. Tu hai una scuola di danza proprio qui a Roma, sì, io giusto? Ho una scuola di danza a Roma, faccio pubblicità, me lo la scuola di danza di io ho scuola di danza di Matilde Brandi, originalissima. Dove noi verremo presto a fare delle lezioni di danza. Non possiamo, esatto, non possiamo perché non lei potete? Fa dalle 9 alle 10 e mezza. Siamo qui, Valeria. Ma io posso spostarla anche dopo, possiamo farlo, quindi no. Vabbè, tanto sposta. Ci tocca. È vicinissimo da qua, ci vogliono 5 minuti. Danza Matilde Brandi. Ok. A qua a Ponte Milvio. Allora, loro obiettivamente sono brave. Obiettivamente hanno le caratteristiche fisiche, ma non hanno quella, secondo me, passione che avevo io. Quel fuoco. Sì, peccato perché hanno veramente il fisico, i piedi, le gambe. Hanno queste gambe lunghissime come tutto, le tue. Io mi arrabbio con gli altri insegnanti. Guardale, che invece poi so giocare il lone, pensano ad altro. Mamma, sì, ma oggi che c'è danza, certo. Però dovrei studiare come lo potessi fare. Però forse è un bene questa cosa, sì, Matilde, che sì, non prendano. No, ma io infatti non da te in questo. Non insisti. Non insisto. Non bisogna, i genitori non devono, certo, insistere, lo sapete meglio di me. Sì. E quindi che facciano quello che vogliono, le ballerine. No, le ballerine. No, anche perché voglio dire, le lezioni sono gratis. Esatto, cioè, per le dire chi ha il pane non ha i denti. Ma noi, però dovete sapere, cari amici, cara Valeria, sì, che lei da qualche anno ha scoperto la passione per la pittura. Adesso lo raccontiamo. Sì. Abbiamo ancora una manciata di minuti con la nostra ospite che è Matilde Brandi. Come l'hai detto bene. A cui voglio chiedere. Smetti la scema. A cui voglio chiedere una cosa. Mi fa ridere, che può due. Sembrare una domanda banale, ma invece non lo è. Allora, io vorrei da Matilde un non bilancio, però insomma un suo commento sulla danza nella televisione oggi. Ah, allora devo essere diplomatica? Devi essere sincera. Devi essere sincera e hai un minuto e mezzo a tua disposizione. Allora, guarda, la TV ha cambiato tanto, soprattutto la danza. Oggi c'è una rincorsa a dimostrare chi è il più bravo. Noi abbiamo fatto una televisione e non a caso ritorno a ringraziare Marco Garofalo, che ci ha insegnato che non è solo la tecnica che funziona, ma è stare su quel palco, anche uno sguardo, un primo presenza, piano, no? E puoi anche non fare 14 pirouette perfette tecnicamente, ma se poi non mi trasmetti nulla, e questo un po' io facevo, nel senso che magari non ero la più brava di tutte, però mi si notava, sì, e questo faceva la differenza. Ecco perché dicevo, la differenza tra Matilde e tante altre probabilmente è proprio il fatto che lei fosse televisiva, ed essere, sì, televisiva vuol dire in qualche modo mangiarsi la telecamera, sì, ed è quello, insegna, esserci. Però dicevamo prima che lei ha scoperto la passione da qualche anno, da un po' di anni oramai, ci, sì, raccontava, per la pittura. Cioè tu sforni quadri a settimana praticamente. Adesso non più tantissimo perché con la scuola di danza, però è una passione che io, e quando mi metto, sì, riesco anche a farne due o tre a settimana. Poi io faccio pittura con acrilico, quindi è più difficile perché si asciuga, sì, prima il, sì, set all'olio. Però se inquadri la strada giusta ne puoi fare anche uno o due al giorno. Così. Sì, l'olio è un po' più difficile perché devi avere i tempi di asciugatura, insomma. Hai capito quante ne sa? Qui a microfoni spenti si dicono meno cose che è meglio che rimangano qua, sì. Stavamo parlando della tua pittura, sì, acrilico, olio, sì. Ti sei creata uno spazio a casa per dipingere? Guarda, ahimè no, nel senso che sono contente le tue figlie, vero? Esatto, sono contente perché poi chiaramente gli odori sono molto forti, quindi sì, ho una stanza che dà direttamente sul terrazzo, completamente spalancata, perché ecco, già l'olio ha meno odore, invece l'acrilico poi uso
smalti, vernici pazzeschi. No, insomma, vabbè, vabbè. Sì. E la tecnica, dicevi, si chiama astrattismo? Tecnica astratta, informale. Dove comunque non dipingo persone a parte, qualche quadro astratto dove ci ho dipinto delle ballerine sopra, ma molto stilizzate. Ce ne sono, poi ti faccio avere le foto. Se no, non mi devi far avere le foto, ma se sei un'amica al quadro, perché ci hai detto fare Tosca d'Aquino. Sì. Ha detto Tosca, ti aspettiamo in radio, diciamo. Perché devo lei... fare questo quadro, sono anni ormai, ha ragione, quindi la precedenza a Tosca, okay. Poi vabbè, no, perché ha un valore, Valeria. smezziamo. Smezziamo tutto. Tutto anche l'altra cosa. Anche l'altra. Allora, ragazze, calma. Voi, i nostri ascoltatori, non sanno di cosa stiamo meglio parlando. No. Meglio così. Canti? Io canto. Guarda, Matilde, la prossima volta canto. Non è vero. Matilde Brandi, ti rifaccio la domanda. Matilde, tu canti? Sì. Vabbè, allora Matilde canta. La prossima volta canta. Smettila. Allora, Matilde canta come io ballo. E non so se avete capito. Ah, perfetto, benissimo. Va bene. Allora, per fortuna che ci sono io che canto, ballo e recito. Certo, come no. E fa anche la pirouette. Allora, appena montiamo la sbarra, ti richiamiamo. Io vi porto le mezze punte. E le mezze punte e i tuoi sorrisoni, perché ti vogliamo tanto bene e ti ringraziamo immensamente per quello che tu hai fatto oggi per noi. Lei sta facendo le pirouette dietro le spalle. No, ma lei è così, quindi noi le vogliamo bene anche se così. No, guarda, non è male. Sì, vabbè, Matilde. Ciao ragazzi. Ciao Matilde Brandi. Grazie. Ciao ragazzi.